Andiamo di là. No, no, davanti alla casa, dai. Niente, sono stati bravissimi. La Farnesina c'è stata vicina emotivamente, fantastici. Ringraziamo tutti gli italiani, prima di tutto, lo Stato italiano e l'unità di crisi che è qualcosa di eccezionale, l'equipe migliore al mondo. Lo sapevamo oggi, ce l'hanno detto, ci hanno informato, ci hanno tenuto durante e dopo vabbè. I giornalisti arrivano sempre. Adesso vi saluto. Siamo stati informati da Farnesina e poi mia mamma ha ricevuto una telefonata da Matteo Renzi. È stato pagato qualche riscatto, Matteo? Ma questi sono affari della Farnesina, dello Stato italiano. A che ora ha ricevuto la telefonata di Matteo Renzi? Penso verso le 4:30, se non sbaglio. E sapete quando la vedrete? Sapete quando la potrete riabbracciare? No, non lo sappiamo, questa cosa va ancora definita. Vi hanno raccontato come è avvenuta la liberazione? No, poi avremo il tempo di parlare con Greta di tutto questo e sarà loro a fare parlarne. Tanto non l'avete ancora sentita al telefono? No. Ma stasera sarà a Ciampino lei? No, non lo so, non lo, questa cosa non si sa ancora perché è giusto non saperla e non lo sappiamo neanche noi, per cui è tutto. Senti, la prima cosa che le dirai quando arriva? L'abbraccio forte e dico che comunque è una grande, anche senti, Vanessa. A casa com'è il clima adesso? Tua mamma, tuo papà? Vabbè, tutti felici, ringraziamo tutti gli italiani, veramente, ci sono stati vicini. Sai la prima cosa che ha detto tua mamma? Un pianto. Adesso vi saluto che devo andare. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.